un governo fascistoide, chiamalo. Va bene, Carmine, vai Carmine, è tornato il karma, mi sembra di capire, Carmine. Buonasera Giuseppe, come va? Mamma mia, quanto tempo, non c'è male. Ma come va Giuseppe, come va? Non c'è male. Ancora vivo, sticchio di tesoro, che minchia vuol dire ancora vivo? Miserabile. Cioè, vedi come parte male? Io dico buonasera e tu ancora vivo, Amo come attacco un gatto e cugliona, va. Perché tu ancora vivo, sì. Cugliunazzo. Sono ancora in circolazione, non ti preoccupare. Trombo come un riccio da mattina a sera. Non ti preoccupare. Stai sereno. Giuseppe, chiamato. Vabbè, interessa a me, non ti preoccupare. Giuseppe, io ho chiamato per quel vecchietto d'80 anni. Tocca che trovo un numero. Io lo porto lì in Austria, è il top assoluto. Numero uno c'ha le palle, perché trombare fuori in un materasso ti posso garantire che non è facile. A 30, a 40, figuriamoci a 80 anni. Cioè, tu capisci? Sì, capisci. Questo è un mito, Giuseppe. Io non lo so se a 80 anni posso fare una cosa del genere. Cioè, questo in mezzo l'erba con materasso buttato là, arriva, attacca il chiappone 30 anni. Io spero, cioè, una cosa pazzesca, se tu ci pensi, tu non ti sei drizza neanche, capito? A me proprio manco adesso, figurati. Cioè. Ma no, vabbè, non esageriamo. Io una volta ci ho provato a Milano, ce l'ho fatta, ma non è facile perché la gente che passa. Ah, tu dici il parco, sì, certo, il parco. È un dramma, possono arrivare i carabinieri, guardie, sbirri, tutto questo. E lui là come un riccio, 80 anni, un macino messo là, che fa una cosa del genere, è un mito pazzesco. E poi Giuseppe, una cosa assoluta. Una cosa praticamente, adesso è tornato. Dunque tu hai la promessa, se troviamo questo ottantenne, tu lo porti, Giuseppe, lo porti in Austria. Giuseppe, sì. Assolutamente, il numero mio ce l'avete, mi dai il numero, io un sabato, a parte io vado una volta a mese, lo sai, io me lo porto là, sì. La benzina ce la metto io, me lo porto là, io voglio vedere che mi combina là dentro, sicuramente, allora, o ci rimane che c'è pasta pomba, io non lo so, però tocca che i parenti mi fanno una liberatoria perché c'è questo memoria. Non entriamo nel dettaglio, sì, comunque sì, certo. No, Giuseppe, però se c'è 80 anni, capito, quei fighe là di 20, 25 anni, questo mi può partare la pomba, Partire la pompa, sì. Parenzo, sei d'accordo pompa, su questo, sul fatto che Carmine si vuole mettere al sicuro da questo punto di vista, Parenzo? No, bisogna mi fanno una liberatoria, allora sì. Poi Parenzo, sei d'accordo o no? Non ho capito. No, a me la cosa che dispiace è che purtroppo se ne vanno tante persone per bene, eccetera, sì. Poi altre rimangono in circolazione. A chi ti riferisci? No, dico in generale. Adesso sta parlando Carmine, sembra che gli stai curando la morte. No, dico che in genere c'è sempre questa fuga di cervelli, di gente che se ne va all'estero. Sì, ecco, magari. Gendaglia che difendi, sta gendaglia miserabile come Mattia, sta gendaglia che la difende la mattina alla sera. Io lavoro 12 ore al giorno, ci romperà la minchia e le tasse le pago, le strapago. Hai capito o no? Ci mancherebbe altro che me le pagassi. E allora, qual è il problema? Mi piace la fregna, io ci vado, qual è il problema? Pago, vado lì, mi fanno scontino. Basta, è una cosa risaputa. Ma direi che, no, ma Carmine, da questo punto di vista è inattaccabile, però. Non è sposata, la moglie che dice. Voglio fare sempre stesse cose. Parenzo che dice? Dice il tuo moglie che ha qualcosa da dire su questo o no? Ma dici che si fa i minghi sua? Ma che minghia ci interessa a lui? Ma che cazzo ce ne frega a lui? Io sicuramente non vado per strada perché non mi voglio né fare beccare e manco da pigliare una multa che poi arriva a casa. Allora so cazzi. Ho capito, però Parenzo giustamente si pone il problema. Ma perché quando vai a casa a tua moglie che gli racconti? E noi ci facciamo i fatti degli altri in questa trasmissione. Io faccio viaggi di lavoro, Giuseppe, scusi se trovano, che ci racconti? Ma capito, David? Capito? Ma è normale, Giuseppe, è pieno, Giuseppe, di dottori, dei medici, di persone, avvocati. Io conosco la tanta gente che vedo sempre là. Su, possiamo trovano come ricci. Aspetta, capito? Aspetta. È pieno di aspetta, Carmine.
Possiamo augurarci? Ascoltando la trasmissione? Perché? Beh, così quando torna a casa, anziché trovare il solito piatto di minestra caldo e la bistecchina e il contorno di verdure, trova appena apre la porta un grande bastone nodoso che glielo dà sulla testa. Ma un numero che la chiami, ringoglionito, ma, cioè, ma tu sei un rovina famiglie! Tu sei un rovina famiglia, ma quello che gli faccio ascoltare l'audio di cosa, no, dice l'avvocato. Ma ha ragione, maritino. Però, ma perché gli devi rompere i coglioni a quello? Ma perché non rompere cogliona? Io sono tranquillo, io non gli faccio mancare niente, tu stai tranquillo. Tu devi stare tranquillo, quelli sono i minchi miei, io non rubo, non ammazzo, non mi drogo, non fumo e non bevo, capisci o no? A me piace la figa, non ci posso fare niente, che cazzo ci posso fare? Oh, che devi fare? Giuseppe, ma lo sapevi che è tornato di moda il pelo? Ma dove è tornato di moda il pelo, scusa? Anche nei club, Giuseppe, ma a me non è che ammattina tantissimo, però sto vedendo che i ragazzi adesso si fanno a striscetta lì sotto proprio. Vabbè, però pelo di quelli proprio piccoli. No, si fanno i disegni, hai visto i disegni? Praticamente... Non il bosco, diciamo. No, bosco no, Giuseppe, no, per carità. Però, capito, a me non mi piace. Certo, una striscetta piccola, ancora. Breaking news, Carmine da Roma, due punti, Parenzo, è tornato di moda il pelo. Vabbè, sì, toccherebbe chiamare Libero questa trasmissione dalla vostra, perché questa trasmissione là, due punti, è tornato pelo di moda. Queste, Giuseppe, queste sono cose da vita, ma di che cosa vuoi parlare? Di vitalizi, di pensione, di immigrazione, ma che ne vuoi parlare? Io almeno sono coerente. Tiziano Renzi, Tiziano Renzi, che ne so. Ma... cioè, Giuseppe, ma ti rende conto dove siamo arrivati? Cioè, io non capisco un cazzo, sono informato e tutto qua. Scusami, guarda che è più pulito, c'ha la rogna, mettitelo in testa, Davide. Il più pulito ha la rogna, io almeno la coscienza a posto, non ho mai rubato, Mignotte, il karma. Vado a Mignotte, sono fiero, orgoglioso. Bene, adesso di andare a Mignotte. E tutti quelli che vorrebbero proibirti di andare a Mignotte in Italia? Quelli sono miserabili, è normale, ma quelli sono miserabili, scusami Giuseppe, ma io voglio dire, ma ci rendiamo conto che attraversi di 6 km Tarvisio e cambia? Cioè, tu vedi la cartella, sembra Europa, che stelline là, Europa, tutte stelline, tu arrivi e vedi Europa, finisci Italia, una volta dove c'era Afdoga, e inizia a già cambia tutto. E tu che senti quando entri in Austria, quando arrivi in Austria? Non te posso immaginare. Giuseppe, io qualche volta te ci voglio portare, perché appena già... Ma porta Parenzo, no? No, mi piace, questo non mi fa drizzare, è troppo lagnoso, troppo... No, questo inizia a fare... Ehi, ma che faccio, fermiamo qui? No, ma vediamo, è pieno, ce l'abbiamo? Mi raccomando, rispetta 100 km orari, ti ricordo che mi calo Verdone? No, occhio, perché la multa, dopo ti arriva tua moglie? No, per carità, me faccio come minchia mi pare, io parto, metto pieno, là. Però Giuseppe, posso raccontare l'odore che senti quando arrivi, là che inizi, vai all'uscita, già senti quella cosa di... Cazzo, ecco, sono arrivato. La parte più bella è posteggi macchina, spegni, piglio zainetto, arrivi la ragazza, ma mi conosce, ciao, buonasera, come va, viaggio? Come va, dottor Karma? Sì, certo. Sì, tutto a posto, no, non sanno che mi chiamo Carmine, però come va stasera, novità, sì. Dici, no, vabbè, stasera, sì, le solite, 20, 25, 30. Di sabato arrivano a 50, 60, a domenica, l'altra volta sono stato di domenica, ce n'erano 35, erano poche, vabbè, comunque. Non c'era tanta scelta, comunque. Purtroppo. Giuseppe, comunque l'odore, guarda, dimmi, che l'odore... Dimmi, come fai, quando fai... Ciao, Karma, ti abbraccio, ciao. Ciao, Giuseppe. Siamo qui sul letto che ci facciamo massaggiare da due belle cinesine che ce l'hanno presa appena a mano e ce lo...